Eccoci qua collegati dal PalaTacca di Cassano Magnago. Onesto. Onesto. Allora. qua. Grazie, gentilissimo. Intanto partiamo subito salutando, come sempre, tecnici audio, informatici. Sì, ma introduciamo chi sta parlando, che aspetta, è il Cristiano Bragione. È una new entry, va dichiarato sono, questo, ah, una new entry Va premessa proprio mi intendendo da quando sono io eh, con bene, Luca bene, bene, quindi è Bragion che vi parla, mitico Bragion grazie, mi ha introdotto Cassio Preti e alla telecamera c'è cioè il mitico Davide Milan e alla regia, come sempre Davidino l'incommensurabile Davide Bianchi super allora, Davide va l'attacca di Cassano Magnago, yes. quarta? quarta, quarta numero 4 quarta di yes. ritorno quarta di ritorno Cassano Magnago, Casal Grande R De abbiamo già iniziato il ritorno ah, ciao <ride> No, <ride> guarda, l'ho anche scritto eh. <ride> Non conformità, guarda, ti guarda, faccio una non conformità. Non ti ho detto quarta di andata. Era un po' che non venivo ma mi sono detto, ma mi sono perso qualcosa. Mi è piaciuto, mi è piaciuto il tuo <ride> modo di, introdurre, di, di, di appoggiarla piano. Grazie, grazie mille, potevi fare un segno come dire io, eh, mi ci, sarei no, ma, mi è, ma mi hai messo il dubbio perché pensavo Guardi, di essere io fuori tempo. Siamo a ottobre. Pensavo io a essere bene, fuori dai, tempo. Cominciata, andata, bene, andata. Cominciata bene Cassano dai. Magnago contro. Casa Grande, allora intanto devi sapere che Casa Grande ha battuto Brixen quindi. È, è Piuttosto carico, caricone, piuttosto carico. Noi Quindi partita serissima. È partita molto importante peraltro eh, Cassano che ha perso di uno. Eh, infrasettimanale mercoledì. Infatti c'è. Sì, C'è il Davide Milan alla, alla telecamera che appena nominato si voleva buttare giù dal. Sì. No, no, stai, mi raccomando che è importante. Ecco intanto le squadre entrano in campo, urlo come sempre eh, di accompagnamento, scambio di saluti tra le due formazioni, quindi Bene. insomma partita che potrebbe essere eh, piuttosto interessante dato sì, che Cassano stava vincendo, stava vincendo contro Brixen mercoledì, poi negli ultimi minuti, anzi negli ultimi secondi direi, sì. negli ultimi tre secondi, è successo. Di è tutto. Succe ecco, è successo si di è tutto. sconfusa, ma... Eh, eh. Sono successe due cose eh, in attacco per Cassano e eh, è stata brava anche Nila perché ha fatto una parata che io mi sono addirittura lanciato dicendo potrebbe essere la parata che chiude la paese, invece infatti ce l'avranno con me perché... L'ho tirata. Questa qua l'ho tirata. E eh, va bene, bisogna anche stare attenti, ma la telecronaca è anche questo. Eh. Non eh, è che si può sempre. Purtroppo mai avrei pensato che mannaggia. poi nella pallamano sappiamo benissimo che Tutto è possibile, bastano, bastano pochi secondi, e soprattutto quando le partite sono così allineate, perché effettivamente Cassano era rimasto su per tutta la partita. Poi, alla fine è successo qualche successo. Vabbè, Siamo insomma, rovinati va bene. Quindi, io credo che da una parte: quindi partita interessante, secondo me, perché da una parte c'è Casal Grande che ha battuto Brixen quindi. Carica eh, sì, sanno che, che, che si deve riscattare, quindi esatto. a questo punto credo che in campo perché, entrino. Per, tutte perché due. per la proprietà transitiva, dicevo, se io batto Casalgrande è come se avessi battuto Brixen, <ride> e quindi effettivamente. <ride> me la voglio togliere, eh, questa, esatto. Effettivamente va bene. Va bene intanto ti do anche sì. la classifica. Me la sì, sono dai, ovviamente. Hai studiato, ho riportato. Preparatissimo. A, a sei punti Salerno e, e Brixen. però Salerno ha una partita in meno, ne sono... ha giocate tre contro quattro. Poi abbiamo Pontinia, Erice, Casalgrande e Tuce Prato con quattro punti, Cellini Padova, Mezzocorona con tre punti, Cassano, Mestrino e Ferrara con due e Teramo per il momento. A Bocca asciutta, a bocca zero points. Ma è una partita che parte anche questa 0-0. Abbiamo uno, sì, sì. no? Pare che sì. okay, non c'è. No, sì, non non, non, non c'è vantaggio, non c'è il golden goal. Il a, a punto, golden point a scuola. Questa Marquez numero 24 si vede bene. Una cosa che devo notare quindi sono le scritte sulle magliette delle ragazze del Casal Grande: sono scritte in grande così sì. per favore. Casal Grande effettivamente non Se poteva ci, essere ci una scritta in piccolo. Bianchi abbia pazienza, ma oggi va Scusi, così. Scusi, <ride> lei non deve fare tanti gesti con le mani, tante espressioni col volto. Intanto qua si cominciano si parte. le 0-0. 0-0 e Casalgrande che attacca, per cui saluto convenevoli tra le due formazioni e poi si comincia a far girare la palla. Ecco. Vediamo maglia gialla, pantaloncini neri per il Casalgrande in attacco in questo momento e classica tenuta Maranto, mi sembra pantaloncini neri per le ragazze del Cassano Vediamo un 5-1. Eccolo lì, Panion subito. Nila subito. Va che, va, va che mi va un era po' un bel ma Era buona! Lunga per Gozzi, era lunga, o, era Gozzi lunga. o Gozzi era in realtà, non lo so. No, però, uh, direi che Portiere ha anticipato un po', un po troppo, esatto. Scarico l'ala e eh, segno subito il Casal Grande. la gamba Nila e la sì. palla si infila sotto. Sotto. 1-0 per il Casalgrande. Primo che, minuto. Eh, abbiamo un attimino, arriveremo anche ad aggiornare il punteggio. Sì, sì adesso arriveremo. C'è il Davidino, che, il Davidino mi, è andato, che mi è partito. È andato a interrogare la... Eh, telecamera che okay. pare non ah, rispondere ok? quindi abbiamo delle situazioni tecniche aggiorniamo noi il punteggio è Casal Grande 1, Cassano 0 al minuto non è 0-0 ma siamo al minuto 1-13, andiamo noi su quello che non compare in video, facciamo noi quello che non fa la esatto, macchina, esatto ma perché il Davidino ovviamente è, essendo multipurpose è un po' di qui un po' di là e adesso deve sistemare il collegamento con la telecamera, credo Cassano. abbia già fatto perché lo vedo correre verso la regia, attenzione in ogni caso... adesso Usti, usti che, cambio che... di direzione Ok, vediamo Vedo un cartellino giallo al giallo numero 8. Mi sembra perché l'ho visto per un attimo. Eh. Numero 8, che corrisponde al nome di Franco Francesca, vice capitano peraltro. Ecco, scarico palla. Cassano eh, non ha l'ala che si muove, riparte tutto. Passivo, Passivo eh... però ho visto una no. mano perché sì. l'attaccante Cassano è andata bassa. Quindi la spinta è arrivata un po' sul terno. Vediamo adesso se non sbaglio Barboso, cambio di direzione prende eh, un colpo all'orecchio mi sembra all destro, adesso deve tirare per forza perché è sotto passivo, Ferrazzi, Panion oh! e gol! Le piega le mani. le mani sembrava anche che fosse andata con una certa sicurezza, si sì, ha detto tanto la prendo, è mia ha detto è mia invece uno pari per il Cassano e che va subito riponde. in rete in Casal Grande Col numero... vediamo il numero 10, 10. 10. 10. Che abbiamo già nominato prima Furlanetto Ilenia peraltro capitano della formazione del Casal Grande e va si libera ma paratona oh. del portiere che io segno subito al portiere del Casal Grande guardiamo il numero 2 può essere, può essere che no, non vedo il numero 2 adesso vediamo comunque dopo il 12, do. 12, 12. Oh, allora diamo subito una Bordonna, Nadia e gli diamo l'incomincio a mettere Un una bella croce che ha fatto una bella paratona sul tiro dei 6 metri. Aggiorniamo il punteggio se riesce. Eh, non si può. Parlata... Allora, due Casalgrande e 1 Cassano. Saremo noi, grazie Davidino, di avermi informato. Lala della che va e eh, eh, stavolta non prende la porta. Due Casalgrande, 1-Cassano, 3-14. Seguite la nostra voce. No, eh, cos'è? Sfondamento? Ma eh, così è stato interpretato. Sfondamento, non dico niente, va bene. Okay. Mi sembrava che fosse di fianco alla giocatore del Casalgrande, ma Ma noi siamo qua Ma di comanda l'arbitro. Noi sapendo che chi è a 2 metri o 5 vede meglio di chi vede per televisione o a top distanza dal campo, quindi il campo ha sempre ragione. Quindi palla che torna al Casalgrande, 1-2 a per Casalgrande Grande 3 minuti è... e 43 secondi, si gioca, Casalgrande attacca. Possibilità di andare sul 3-1 per il Casal Grande. 9 metri. Fallo. Abbiamo la Lavarbosa ultima a sinistra. Mi sembra strana quella posizione lì. Sta lì in difesa. Ok. Riparte il Casal Due, Cassano uno, 2, Cassano 1, 4-0-2. Pivot cerca di liberare il pivot, libera. Martino. Cambia. Eh, libera eh, il pivot. Il però manina, manina, attenzione giocatrice. Palo Bello, ha preso due pali in questa. questa volta la numero... 14, la numero 14. Artoni Simona. Artoni Simona, cambio di direzione, scaricato su. adesso abbiamo Ferrazzi che viene bloccato sul primo palo il portiere della Casal del Grande 3, Cassano 1, ecco che riparte. La tiene quindi, ah, libera il pivo, bellissimo questa palla a terra, rigore. Sì, Perato, no, area, sì, area. aveva tutto lo spazio per entrare. Eh. Area, area. Barbosu che non scarica, si scarica, ce l'ha la Ferrazzi che ha un chilometro quadro. Un chilometro quadro nell'area avendo superato il difensore del Casal Grande che ha cercato di anticipare due Cassano, Casal Grande del Trempo, stesso palla. 5 minuti primo tempo. Bella questa azione del Castano sì. in velocità con Sofia Ferrazzi che Arrivava si, è infilata, rimorchio. si è infilata sui 6 metri, ha tirato un bella sabongina, nulla può al portiere. Dunque 3 a 2 il punteggio per Casalgrande che però è partito bene. Insomma, sì, sì, Casalgrande bene, molto bene. Anche perché ricordiamo l'apparatone paratona portiere che sui 6 metri. Adesso vediamo scarica, movimento, non c'è secondo pivot passaggio all'ala si riparte si ricostruisce tutto più Cassano difende Cass ecco eh, lì sì. ha Vanno. dato passi o sfondo per cui è possesso palla Cassano che, che mi va con la Barboso se non ha dato sbaglio passi, però, sì prima. facile mi va Barboso scarica Ferrazzi Panino oh, non prende la porta Voleva essere un Simo sì, di anticipo torniamo Ferrazzi esatto così andiamo a tenere la posizione difesa riparte il Casal Grande. scarica e vuole liberare il pivot ma bella è... la finta, bella attenzione la finta. che mi va l'ala scarica ma va lo stesso va da sola e va a segnare due minuti eh, vediamo se sì. ci stava perché l'ha accompagnata ma sì. ha, sì. ha fatto un fallo che al numero 9 mi 19, sembra 19 il 9 l'ho visto numero 19 Orlandi Marianna che quindi è, è costretta ad accomodarsi per un paio di minuti due minuti svae minute diciamo allora ce lo segniamo anche qua Orlandi due minuti così abbiamo andato in più. Casalgrande, 3, Cassano 3 e abbiamo 6 6 primo tempo, Due minuti di inferiorità numerica del Casalgrande che rinuncia al portiere, no, o cambia a portiere, vediamo. Rinuncia al portiere, quindi power play. Sei giocatrici in movimento della, della Casal Casalgrande senza portiere, sei giocatrici in movimento del Cassano. Ovviamente se il Cassano entrasse in possesso palla in questo momento a porta sguarnita Potrebbe, la, tentare. potrebbe tentare il tiro diretto il gol a porta vuota esatto, vediamo tra un po' l'arbitro fischierà Sì. Oh, che bello quel portiere! Ah no, no c'era no. già la portiera. Ha già cambiato. Infatti, se no Nila avrebbe. Ah, wow. perso la Montoli. Non riesce a intercettare. Inferiorità numerica del Cassano. Scarica, mi va. Ah, ah dai vai, bellissimo. Oh, portiere. Gli diamo una bella crocietta. Bella ah. questa parata perché era già in volo. Poi con sì. la mano è riuscita a capire, attenzione che intanto va Zanellini assegno! Zanellini a segno la grande Zanellini Cassano a questo punto passa avanti 4 a 3, 7 minuti e 10 del primo tempo devo assegnare la bella parata anche del portiere Cassano, certo risponde bene Cassano quindi partita che è tornata in equilibrio Cassano che ha messo la testa avanti diamo ora l'attacco del Casalgrande che tanto organizza il gioco stato allenatore del Cassano che vorrebbe un passivo. Da fuori Nila prende la palla, la accompagna sul bene, palo. Bene, 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 Non gliel'assegno questa parata perché mi è sembrato normale amministrazione, però è importante per il Cassano diciamo perché è stata... possibilità di Ah! La palla sguissiga. Alla terzino del Cassano e quindi è la seconda palla ho visto un passaggio da destra sì, tra, tra il passaggio magari non so sì, mo, era un po' perfetto. altino era altino dall'altra parte e, e, e aveva tutte difficoltà. le due braccia alte doveva avere due belle manone pronte esatto ho eh, il limite eh. a diciamo, deviare la palla ma in modo che stesse in campo e potesse riprenderla. però va bene potrebbe essere corresponsabilità tra chi passa e chi riceve Abbiamo Cassano 4, Casalgrande Grande 3, 8 e 28. Pivot la libera... È un tiro dai 9 20. metri, ammonita Ferrazzi. No, 9 metri, ammonita Ferrazzi. Sì, perché era dietro al pivot Casalgrande quindi non ha fatto nient'altro che applicare la tecnica Ruzic. e quindi <ride> Avendo spinto anche per la differenza di mismatch fisico che c'è tra... E hey, hey, prova a infilarsi con una certa sì, velocità con ma... Semieretta sinistra per cerco Scarica Barbosa. Vai, vai vai c'era la sua, ala libera. Oh, oh, Michela. Michela! Brava Michela, a evitare a lo sfondamento il contrare, sì. a evitare lo sfondamento. Perché ha visto la si è con tenuta a destra. Sì, Brava. Sì. È e... scarligata a destra. Poi, nonostante sia arrivata, non sì, proprio. coordinata al massimo, non è più, <ride> ha mollato la palla sul secondo pale. Facile da dirsi, ma assolutamente difficile. Da farsi. Grande Michela 5-3, eh, 9 e 22 secondi. Del primo tempo. Grande Michela, ricordiamo l'atleta ovunque, e la Ferrazzi con una manina sola riesce a tenere il terzino del Casal Grande e riesce a fare 9 metri. riparte il Casalgrande, cambio a destra mi esce. Pivot bello, bellissimo bello. bello con passaggio uncinato bello. al pivot. Molto bello numero 8 va a sentire. La super 8. pivot che mi va ancora. Scarica per Franco Francesca. Sì. E gol. Abbiamo Barbosu che non riesce a, come dire, a dare continuità al gioco. Ha scaricato, ma Ferrazzi era praticamente ferma in quanto. Non c'è stato movimento. Vediamo se Cassano riesce a ripartire. Vediamo Lala. Schema largo. Ora va a prendere il passaggio. Forse secondo pivot. No. Che mi entra oh, la Barbosu brava, brava nello spazio, 6 a 4 6 a 4, Cassano. Scaricone, ecco che va. Finta. Oh, ma c'era eh, un chilometro quadro per quel pivot lì, ragazze. Eh sì, Su quella, sì. quella finta. Ha, ha eh, ma tratto. ho capito, ma tu devi essere vicino al tuo giocatore. Pivot si è proprio infilato in quei chilometri quadri lì, adesso Barbosa una mano, finta Ferrazzi, mm, che rischio. Ancora va a scavalcamento, parata rigore, due minuti. C'è l'amplain, tiro dei sette, due minuti per spinta laterale. Quello che vuole l'allenatore, se proprio non devi segnare, prendi rigore due minuti, mi van bene anche questi. Cassano 6, Casal Grande 5, 10, 45, due minuti Vacco Bianchi, Bianchi. E va la mitica Michela. Vediamo se farà una finta. Eh. Attenzione, Tendiamo il fischio. Arriva per me Fintona. E invece, no! no! no. Grande sbugiardato! Si mi ha fregatone, non ha fatto trucci come faceva l'Alessio Moretti. Va bene. Quindi siamo sul bel 7 a 5. 7 a 5 tiene Cassano le due lunghezze, però sì. Casalgrande attacca. Adesso vediamo indubbiamente in attacco Cassano è riuscito a registrare sì, sì, è riuscito e soprattutto in difesa si è dato un attimino c'è un po' il pivot che fa un po' quello che vuole il Casagrande perché l'abbiamo visto, però sta contenendo i terzini diciamo che cambio è che ha fatto Casagrande ah ecco il portiere, era un power play adesso siamo 5 contro 6 perché il portiere è tornato Ancora è incredibile, non riusciamo. È il numero 8 è facile appoggiarlo su Non riusciamo sul pivot. a tenere Franco e di conseguenza continua la sua sì. azione imperterrita. Vadere in fiorità numerica 5 contro 6. È già eh, la caro. terza rete. Sì, però quello che è peggio è che Portiere è ritornato. Erano 5 giocatrici in movimento Casal Grande e 6 difensore Cassano. Fai segnare il pivot. Mm. No buono. Scarica Michela che mi va. Ferrazci, entra! Oh, mamma mia! Beh, questo devo è... dire che anche Casalgrande è un bel generatore di buchi come difesa. Eh? Sì, ogni... non c'è solo Cassano. In questo caso era proprio un Tegève. Beh, devo, te... dire... Un TGV, un TGV, un devo dire che Grandi erano TGV. Un 5, però. Mm -hmm. eh. eh sì. Allora, in questo in va priorità. detto, a, diciamo, ad aiuto del lavoro della difesa di Casalgrande: ci sta che con un buon giro palla Cassano sia passato. Quindi, Casalgrande ha fatto quello che poteva. Perfetto. Marchez ancora... da fuori. Ah, la peccato! Lotta. La tocca! Ma la accompagna in rete riparte Cassano. Adesso sono cinque giocatrici in difesa. La... Attenzione, oh, peccato. Sì, peccato, ha perso tempo, sì, ha perso il passo. Vediamo Michele era andato a doppio. Ricordiamo l'inferiorità che va a Ferrazzi ancora. Eh, Beh, oddio, mi era sembrato di vedere un fallo. Su Ferrassi che si è voltata là come una pelle di stracchino. Va bene, si vede che aveva già pestato la linea, evidentemente. Non, no, vabbè, ok, quindi parità numerica, caro Bragion e intanto 9 metri si lamenta il giocatore, numero, la giocatrice numero 3 sì. con l'arbitro no, Magone. Eh, Voleva qualcosa di più. Poi sì. dà spiegazione l'abito. Comunque il gioco è ripreso 8-7 possesso palla 7. Casal grande difesa 8, Cassano. Minutaggio 13 18. Doppio pivot in Casagrande, cambio direzione, eh c'era. C'era spazio. Ma eh, no, sei eh. andata via la ba... ancora. Doppio, due doppio... parate, eh, vabbè, due devi parate. Dare, devi dare due. Dai, vai, 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 dentro, vai dentro come un missilone. Oh, oh, grande parata della portiere. Qua ne do due al Cassano. E una a, no, due a Nila. E una al portiere. Ieri già messa, mi sa. No, vabbè, va stiamo così. Due minuti bello, 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 bel momento di gioco sì, sì, bel momento di gioco gli, gli allenatori non saranno contenti però eh, di quello che sta succedendo in difesa 8 a 7 il punteggio, 14 punti yes. del primo tempo yes. dire, partita bella sì, infatti il tempo corre veloce Marchez intanto direzione. prova a spostare brava, tutti brava, brava. Eh. poi si alza in elevazione sui 7 metri avete notato col suo bel piedino sinistro punta cambio di direzione a destra ha mh, fregato due difensori del Cassano ed è andato a segnare con un bellissimo tiro incrociato allora intanto 8 a 8, eh. 8 siamo 8. in pareggio dopo le due lunghezze di vantaggio 80, no non siamo all'ottantontesimo siamo 14 quattordicesimo e trentadue sì, sì, guardate sì. lo schema di Cassano, passaggio a destra va al centro cambio di direzione, scarica su Michela non c'è posto per l'ala riparte Michela, finta passi eh, del resto è rimasta nascosta Barbosu e, e, e Bianca ha perso la possibilità al ah, di... pivot e segna. Ho detto che il Cassano, anche lui ha delle tendenze a creare dei grandi spazi in difesa, in tornare... caso però è andata la numero 18. Eh? 18 del Casalgrande. Grande. Artoni Alessia. Grande Alessia, brava. Quindi diciamo 9 Casalgrande, Grande, 8 Cassano. 15 minuti e 10 secondi mezzo tempo del, del primo è andato. Certo, della partita di ritorno. Ah no, è la partita andata, scusami. Eccoci qua che esce la Montoli. Adesso questa cosa di ritorno, <ride> <ride> Me eh la sì, passerà, Me la passeranno dei un, secoli. Davidino non ridere, eccola qua la Michela, eh, ah, ti tira provato. ma viene deviata. Palla ancora al Cassano. Ha tentato di. Come dire, prendere di sorpresa difesa della Casalgrande, ma c'erano le manoni della giocatrice del Casalgrande. 9 Casalgrande difesa, 8 Cassano in attacco, 15-43, doppio pivot Cassano. Ferrazzi le scarica l'ala, si è tirato e va a segnare. Brava, brava, brava. Mezzo gol della Ferrazzi questo qua, Bragion. Eh bel passaggio a sbalcarla per bene. Ah, la palla finisce fuori. Sì, sì, era un po' sotto pressione. Va Michela Otto che la pie. vede, la vede. Montoli oh. lo vede. Cosa ha dato? Passi. passi. Ah, effettivamente l'ha presa a destra e l'ha buttata giù a sinistra. però è anche un po' sotto pressione. però era molto vicina all'arbitro di campo e quindi ha deciso per i passi. Questo è 9 a 9, 16 minuti e 17 secondi. Si gioca qui al palatacca di Cassano Magnago. Yes. In attacco il Casal Grande, non hanno molta fretta, devo dire stanno recuperando un po' di energie. Come si vede che questa è la fase preparatoria perché tra qualche 5 passaggi gli arbitri daranno passivo, prova da fuori. Sì, forzato, eh, un po forzato questo niente. tiro. Vediamo sì, chi mi va a che mi scarica la Ferrazzi che c'è Michela, punta, c'era il pivo dietro Montò Montoli passaggio, oh, Ferrazzi doppio appoggio in traslazione era preparata perché hai Mannaggia, visto traslazione sinistra, tiro all'incrocio a destra, troppo bellissimo, bravissimo, troppo bellissimo è eh, lanciata la Sofia 19. È pericolosissima, eh. sì sì ma anche perché ha deciso di non saltare traslava a sinistra e la messa a destra cioè con una coordinazione di braccio e di polso pazzesca, perché tu vai contro il movimento che stai facendo per metterla là. Troppo bello, troppo bello. Se ci fosse il rallentatore, bragione... No, mi hai fatto venire la pelle dopo. Eh, guarda, la riguarderei mille volte per vedere i movimenti dei piedi e l'apertura della spalla. Troppo bello. Bene. Pivot bravo. adesso. Doppio perde eh, palla. Seconda palla persa da Casa Grande. Chi forse... mi va? Chi... Ah, chi... ah, no, no, va la no, prendere? Va la no, prendere. No, no. Ritorna, fermati tranquilla. Eh, sì, è meglio ricacciare aggiungo. indietro eh, perché c'era l'ala di qua, ma non era facile. Vabbè, comunque, hanno conservato Abbiamo tenuto il pallone. Il possesso, quindi, esatto. Stanno... Sul 19, con la possibilità di segnare 6 gol con questo possesso, palla allora. 19 punteggio, mm. anzi, 18 minuti ormai del primo tempo. Sì. Intanto vi aggiorniamo, vi aggiorniamo noi. e poi dopo, e dopo, no, dopo chiaramente nella pausa eh, Davidino che leggeremo. Interventi telecampe. tecnici fantastici. Davidino riesce a fare dei numeri ma che mi entra, eh, fondo. Svolto. Fondamento. Sfondo, è stata brava il difensore del Casal Sì, si è sentito l'urlo da qua, devo dire. Ehi, Attina. Era tutto perfetto, ma finisce sopra. Attenzione. Chi va? Sì, sì, eh. sì. Peccato che non riesce a stare in piedi. Uh, ha difeso la palla il giocatore del Casal Grande ha preso la palla con i piedi in aria. Oh, cominciano, i out, cominciano i time out quindi, quindi time palla al Cassano, dico giusto per John per Cassano? Assolutamente sì. Intanto ti volevo dire che eh. nel frattempo sì. oggi studiato, Erice studiato. e Ferrara, sempre per la quarta di andata di eh, okay. andata: Erice e Ferrara, mezzo Corona, Pontinia e Teramo, Salerno, mentre eh. invece la partita Brixen Padova e. Tu Prato, Mestrino, non si terranno oggi, ma si terranno rispettivamente il 20-10 e il 9-11, perché? Perché? perché da dammi una spiegazione. Perché Brixen e Mestrino sono impegnati nella nella... Europe European Cup. Cup. Sai contro chi? Te lo dico io. Dicami, dicami. Brixen contro Madeira. Tu sai Madeira. Bel posticino. Terra Madera, Madia Madera. di? Di, non lo so. Di Ronaldo. No, per cortesia. tempo un po' di meno. Vabbè, detto ciò, invece Mestrino contro il Dion, che è una squadra tu diresti francese, e invece Gion. è spagnolo. No, è ghion. Con la Ilunga, il se Gion. non mi sbaglio, qualcosa è ghion. Va bene. Capito? E quindi, ah, insomma, queste sono le altre. Eh, Gli impegni delle altre squadre. impegni. Poi, esatto. ti do un altro dato Dai. statistico: sì. Lilenia Furlanetto. Sì. gioca qua. Lilenia Furlanetto, sì. ho vediamo. Visto bene di no. Abbiamo un Artoni. Se cioè c'era in ordine alfabetico, la... eccola qua. Guarda è guarda il capitano, lì. brava. Metto un bel è pallino. È quinta, quinta in classifica a marcatori con 27 reti, niente Mannaggia. un po' di meno. E al settimo posto, in realtà a pari merito, c'è anche la nostra Giulia Gozzi con 24 reti. Mannaggia, non so se lo sapevi. Se non no. lo sapevi, sappilo. Adesso lo sappio. Ed <ride> effettivamente <ride> sono molto più erudito. Vabbè, se lo Famoso erudito. Va Vini. bene, pivot scarica sulla Barboso. Mi va alla destra del Cassano. Entra. Cambio di direzione. Bello quel portiere lì. Guarda che ci va. Intanto è entrata Lisa Ponti al posto di Cobianchi, che è stata poi l'autrice del della, della tiro attuale. Insomma, che poi è stato parato. Vanilla Bra che io gliela do, io glielo do una che ha chiuso le gambe giuste. Brava brava Nila gli do una crocetta piccola perché gli stavo facendo un in mezzo eccolo lì grazie brava brava vai, Lisa vai 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 e e una... eh, dai, okay. è entrata anche Vabrogi che viene ridarguita per aver accentuato la caduta con un gesto plateale ho capito e quindi la ridarguita ne dire attenzione a simulare perché poi io do io i cartellini gialli io ti dico una cosa quando controllo quando controllavo una palla così che mi mettevano le mani addosso, wow, che bravo! Davidino number one 19, 19, 41, siamo anche allineati con il cronometro del tabellone, troppo avanti. Quando mi mettevamo addosso mani così, cosa facevo? Stringevo la mano di chi mi me eh, e poi andavo in contropiede. Allora, o mi veniva il polso, a, a zainetto, a o mi veniva dietro col polso, <ride> o dopo io cadevo ed erano 86 minuti perché aveva fatto eh, Ancora, fare. ancora eh. Brogi prova per la seconda volta. Questa volta scheggia la traversa. Esatto. Nulla di fatto. 19 Cassano, 20 minuti del Primo tempo, ma ormai lo potete vedere anche in sovrintendente. Esatto, i grazie al lavoro del Davidino che ha fatto dei sorterfugi pazzeschi, rilanciava dei software, attaccava dei cavi, faceva dei nodi ma ai è, fili. Ma, dei... ma si era qua? Era qua, oh, beh, okay. io vedevo molto, molta <ride> terra. Non so cosa abbia molta... visto. Beh, ma era Vabbè. Davidino, è con ecco la mente che fa quelle cose lì. Eccolo lì. Cambio direzione, Caso che mi va su. Bello, mani, stoppone. mani, Montoli, scaricami bene, Montoli, Montoli, scaricami bene, te lo stavo dicendo Beh, intanto Broggi ha fatto uno stoppone pazzesco sì, peccato ma... che ci siamo incartati poi eh, successivamente nella seconda fase chissà perché ho detto Montoli caricami bene nel momento in cui la buttava in fallo laterale perché ha perso l'abrivio, quindi c'aveva una giocatrice sul diagonale ho capito, un attimino, guardi e riparti, ma non la butti fuori, facile a dirsi da qua. Eh? Vai in campo a vedere guarda, se, se sei capace. Se dovesse sentire Pivot. il commento, eh, guarda la no. Sì. Rigore, rigore, rigore. Vediamo se c'è 2 minuti. Dicevi: se dovesse sentire il commento? Dovesse sentire il commento, il la gloria ti verrà a cercare. Ah, e Ti dirà: vieni qua che ti spiego. Vieni che che ti ti sei faccio così uno brillante. schizzo. Visto che sei, te... sei così bravo, tu, esatto, a parlare, vieni qua a vedere se sei capace di frandare le scarpe, finta. Panion! Eh, va no. dentro, va dentro, va dentro. Dieci pari, dieci pari. Possiamo dire che se succedesse qualcosa, un evento maggiore, finisce così, vince Cassano? Sai, se l'hai detto succede qualcosa, <ride> la partita vince ha Cassano. Sì, mi piacerebbe. Eh, si eh, si può provare, io. Va cioè, bene. Abbiamo anche le registrazioni che dicono eh no, certo, succede no. qualcosa sul 10 pari, però ha vinto Cassano perché ah, l'ha detto prima. Scarica la Montoli, mi va... Cambia, ci siamo intruppati. Un po' lì. Non va bene. Ripartiamo, allarghiamo questa difesa qua per cortesia. Infatti, lo fa Barboso. Va a ha uno spazio. Eh. E para direi abbastanza di questa... impostazione era lì. Eh, sul sì, primo sì, palo. Sì. Ho detto: se provi, vuoi passare di qua, ci sono i doppio pivot, ma Brava. ci mette la manina, Lisa Ponti, la... dai, bravissima. dai, ma no, c'era il vantaggio su, ragazzi, c'era un chilometro quadro. Bene, bene, va, va, va. C'è l'Ava Braggi con 3 contro 2, si è fermata. 11 e, eh, vabbè, insomma, dopo un paio di errori ha detto, ha detto aspetta, 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 aspetta. Sì, ma nella sua bene. sinistra non c'era nessuna. Quando la, palla entra, a dirsi, quando la palla entra, è gol. Facile a dirsi, seduti al tavolo, Bravo. davanti a un display. Vieni qua a guardare in giro, vediamo che visione periferica Bravo. che hai. Comincia oh, a farti tu le vasche avanti e indietro. Esatto, bene. stanca, ha preso le botte. Poi devo anche guardare a destra e a sinistra. Mollami. Quindi 11-10 per il Cassano. 7 minuti al termine del primo tempo. Do doppio pivot, doppio pivot. Scarica, eh, se l'è persa. Ma il tiro è. Eh, Attenzione alla giocatrice del Cassano a terra. Non so se ha preso un tram, ma senso, mi, mi sembra di sì. Sì, c'era. Stava andando da una parte gli è arrivato il 18 in senso contrario. E quindi, ovviamente, senza protezione, senza mani avanti è roba da svenire al momento diciamo guarda, era in attesa era in attesa att tut, tutto attaccato era in attesa esattamente come aggettivo quindi esattamente. era in attesa e dunque insomma l'effetto tram è proprio quando tu non te l'aspetti perché tu ti giri il 18 te lo trovi lì quindi 11-10 per il Cassano al 23esimo del primo tempo Va che riparte con una delle poche possibilità Che è andare su più due Sono successo due o tre volte e le ha sempre buttate via Adesso spero che mi smentiscono la Abbiamo una marcatura preferenziale Sulla Broggi però O sul terzino È, sul sul terzino. 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 è un 5-1 Variato, Spostata. Barboso Scarica, mi esce l'ala Va che cambia, centro Va bene, mi va, eccola lì Ah Pivot è la... eh, eh, il brava. passaggio ma è bravo anche il difensore bravo numero 8 Franco. essendo eh, bravo Pivot ovviamente attenzione che gli deve andare a chiudere arrivano a rimorchio ma ci sono anche eh, giocatrici ma... Cassano e eh, no, se la son persa è perché? Eh, perché è vero che quando la tieni la prima volta sembra che sia fatta ma l'allenatore dice va che non è così infatti va, sale e segna. Vabbè, e comunque segna ancora Furlanetti. Oh, perde la palla il Cassano e va in contropiede. No, per fortuna c'era la Barboso. Però c'è tanta roba gialla a destra, eh, Luca? Marchezzo. Luca, voglio dire, Bragion Sono troppo bravo. No, ma chiamami pure Cri, bravo portiere Brava del Cassano. Nila. Brava Nila. Cri, guarda che c'era tanta maglia gialla a destra. Comunque 11-11. Nulla di fatto. Quindi gli è andata bene il Cassano. Errore del Cassano in attacco, sbagliando il passaggio. Il terzo, abbiamo notato eh, due errori di passaggio di Grande e tre per il Cassano. Riparte Cassano con la possibilità, purtroppo, non di andare su più due, ma su andare in vantaggio. Mancano semi, meno di sei minuti alla fine. La Montoli scarica, movimento del pivot. Mi va la Ferraz ma viene presa. Ah, dobbiamo ricostruire tutto, tutto più difficile. Finta, oh, Montoli! Bello. Che bello quella finta! Te la do, la, poi la ripassano. Non la do il pivot. Bello il passaggio. Bella la bella. ricezione, Attenzione. time out Casal grande. ci parla sopra, ricordiamo ci sono tre time out nella partita. Di solito ne se ne usano. Uno il primo tempo due il secondo tempo. Va bene, ti farò una domanda: da, dimmi: che cosa c'è il 16-10 16 ottobre? Mm. Fammi pensare, oggi ne abbiamo otto, essendo una domenica. <ride> Infatti i compiti. Essendo una a parte la prima che ho cannato, le altre le ho detto tutte giuste. Essendo una domenica. 16-10 a Pescara ti voglio aiutare. A Pescara Dai, sì. a Pescara, no? A Pescara, a Pescara. Alla casa della Pallamano no. c'è una bella partita per le qualificazioni euro. Oh, ho visto qualche pubblicità. Con Come chi? No. Con chi? E A Pescara, scusa. Ho sbagliato, vedi? A pescare, anche tu. Ma, Vabbè, ma Pescara A pescare, chiedi... Ecco la sono. Francia, avevo visto ah, le cose... Ah, l'avevi visto. Avevo ah, visto cosa su Facebook. Eh. Su Facebook... Non l'hai mai detto nessuno? Tito, nessuno. Avevo Come te visto. pensi che non ti senta nessuno? Come, perché non è che ma, sei senza guarda, microfono e qui non ti sente nessuno. Attenzione. Poi se anche dici, ah. noi riferiamo a che tu hai detto. Attenzione. Quindi Italia-Francia... Perché non c'è Pescara eh? Bello scritto. Che già Italia-Francia, Italia, Italia-Francia, Italia, eh. no, Tu vai. No, non, non va Guardo. Dimmi su quale mezzo televisivo sarà. Beh, sarà... sicuramente su EHF TV si, vede, si vedrà. Eh, online, online Va bene, fammi male. Va bene, esatto, e probabilmente Uggiti. anche su Eleven Ma questo bene, poi lo si può lo scoprire. Lo scopriremo solo vivendo sul sito della FIG allora, esatto che avrebbe detto Lucio Battisti. Lo scopriremo solo vivendo. Abbiamo 12 che stanno difesa. 1 GT Casal Grande in attacco. 25-50 alla fine. E abbiamo la terzina della Casa Grande a destra. La partenza di uno Schema, il pivot è fuori, numero 8. Altri due pivot, c'è uno scombussolamento bestiale. Infatti, si vede che è andato il tiro il pivot. Manila. Ma chi è che non va? Sì, dai, Montoli, dai, bello. Montoli. Ma dai, gol. Brava, peccato il palleggio. Non ma la, sì, ma anche il palleggio. Ma il tiro così, Mollaccione. Dai, che segno. Se, mi sembra mio amico Grisolia che guardava i fotografi, quando <ride> tirava? Dai. Comunque, Super brava, cortesia, dai. brava Gloria. Brava, 13 gloria. va a bene 11. che si, se va in porta va sempre bene. Finché si segna... Eh, Finché Ok, la vedi che il numero 24 vieni qua da a sinistra adesso del Casal Grande per partire... Il primo volta due gol in più il Cassano, 3 gt a 1-GT, doppio ah. pivot. 13 a 1 Brava, GT. la tiene, la tiene, brava Barbosu. Difesa fondamentale per riuscire magari a fare quel più tre, che dice? Esatto, sarebbe un grandissimo risultato, Gomez cambia di direzione Andiamo. destra, Pivo uh, se la perde ma va la Montoli, va che scarica a destra, va che scarica a destra. Che brutto, va bene, vediamo, oh eccolo no, lì, ma ancora, abbiamo... Ancora, seconda possibilità. Va bene. Eh no, Calma, deve... ne parliamo sopra, ne parliamo sopra. Brava, devo, devo dare il, la, la bella parata al portiere della... Del Casalbaia, brava Giulia, Giulia Milan, che era lì, ha recuperato la palla. Eh? brava Però, sì, ora l'armatore gli mangiava le orecchie che ho sbagliato il gol. 13 a 11, per il Cassano, possibilità della prima volta è più 3. Vediamo cosa farà il Cassano. Mi sale l'ala, fa il solito schema, prende grande, va a minacciare il centro, cambio di direzione, ha perso la palla. Infatti, ho visto il palleggio che era un po' provvisorio, è è tanta roba fase... gialla a destra. Beh anche perde palla a Casalgrande, la perdo io, la perdi anche tu, è entrata una giovincella all'ala eh. Adesso andiamo a vedere chi è Vabbè, nulla di fatto, quindi eh, ribaltamenti, eh, infatti anche la natura del Casalgrande è abbastanza irritata Certo E eh, vabbè, insomma ci sta anche perché incomincia a farsi sentire forse un po' di stanchezza E di conseguenza... eh beh, adesso si andrà alla fine del primo tempo Passa, abbiamo la Ferrazzi, cambio di direzione, scarica, Barboso, adesso viene a destra, ripartiamo, poche idee, ecco ancora, viene anticipata, si è visto, c'era superiorità ma andava fatta prima, l'ala non ha più spazio, Brava! ma ce la prova, ah, parata che... della eh, Bordonna, comunque era area, gli altri area, e perde ancora la palla al Casagrande, Brajon eh, eh. e perde, eh si perde la palla il Cassano. Cos'è? voglia ah, no, la ridata. Ah esatto forse perché doveva pa ancora partire non ho visto se era ripartita l'azione anche io vedere, stavo anch io. annotando e quindi mollami 28, due minuti alla fine, possesso palla ancora Cassano con la possibilità ancora di andare più tre, dopo quattro errori due Cassano e due Casalgrandi di possesso palla, mannaggia mannaggia, non si vuole schiodare da questo punteggio, mi va l'ala che andrà a fare un secondo pivot, scarica sulla Ferrazzi che va Scarica a sua volta solo Montoli, che è fuori posizione. Passaggio mollissimo da Barboso, libera l'ala, però si mette in condizione di poter partire. Barboso, cambio di direzione, fallo, non è ancora è passivo, che ma lo sarà. L'attacco lungo giusto, è anche giusto, fondamentale, giusto, è questo che devono fare: è anche fondamentale. Penso che tra due passaggi sia Eccolo qua, come diceva Bragion Montoli, scarica, e eh, uh, non prendi la porta, vediamo, molto alto, sì. Ha fatto il famoso tiro alle stelle all'ala. Ha lasciato un po' spazio e va a segnare molto bene ai giocatori. Vedete cosa vuol dire chi cerca di far durare un minuto, chi cerca di fare durare 10 secondi eh l'attacco? Insomma, hanno interessi contrapposti, esatto direi, in direi momento, caro eh. Bragion. Va bene. Ultimo minuto di gioco del, questo, di questo primo tempo su Cassano 13 e Casal Grande 12 Montoli esci. Schema di partenza, cambio di direzione, superbosi. Purtroppo. Eh, Pivo, bene la Montoli, che. No, oh, riga. No, eh. Oh, che peccato. 30 secondi, vai, vai Montoli, che c'è l'inferiorità. Brava la diagonale, bene. Brava, giocatrice del Cassano, interrompere il passaggio. Molto bene, Montoli 5-1. Adesso ritorna, esce la Broggi 5-1. Va al numero 8, doppio pivot. 15 secondo la fine pivot se l'è dimenticato eh, se proprio. La, se la intendono che Sì, ma il Cassano capisce eh. che il pivot viene, esce da fuori e eh, va a scarica. Non so notato, destra, sinistra. Oh. Tutto. Eh, da Scarico poi. per... Da... Non c'è tempo, non c'è tempo. Nila impedisce questa il rete perché dopo il più 2 rischiavamo anche di andare a, a riposo il meno 1 e, e invece uno. finiamo a 13 a 13, 13. 13. Questa, questo primo tempo che, la saga degli errori negli ultimi 5 minuti ne ho visti 7 mm. eh, vabbè. veramente è stato un bel mm. filotto di errori da entrambe le esatto, parti esatto però va alla fine Casagrande ha recuperato due gol rischiamo di fare due a 0 il parziale direi esatto. va bene dai questi errori il Casagrande ha recuperato noi ci riposiamo un, un attimo, attimo e ci vediamo, e vediamo a breve per adesso show. ciao ciao Eccoci nuovamente al palatacca di Cassano Magnago per la quarta di andata tra Cassano Magnago e Casalgrande. Allora, eh, partita equilibrata: in realtà Cassano eh, è, è stato sopra più volte, ma eh, sempre Casalgrande si è avvicinata, pari, poi sotto di due, ma mai più di due però. Per chiudere poi il primo tempo in pareggio, 13 a 13. E dunque è così che riprende la partita, tutto pronto in campo, il, ca il tavolo alza il braccio e giustamente l'arbitro fischia l'inizio di questo secondo tempo. Cassano che attacca, cominciano a organizzare il gioco le ragazze in Amaranto. Ferrazzi, Barbosu, Cobianchi, tanto. Girano palla centrale Terzini. Cambio di posto arriva Ferrazzi, viene fischiato un 9 metri a favore di Cassano per spinta su Sofia Ferrazzi. Prende subito il gioco per Boso dà istruzioni a Montoli, Ferrazzi, va. Fa buona guardia però il portiere del Casalgrande Ostacola la ripartenza Ferrazzi, anzi Montoli che rimane giustamente in attacco. Riceve per il contropiede e va. Quindi, primo gol di questo secondo tempo per il Cassano Magnago con Gloria Montoli, 14 a 13. Dopo un, un po' di confusione, in realtà la palla persa da parte del Casagrande e il ritardo nel rientro di. Montoli hanno fatto sì che si potesse organizzare questo contropiede che poi è finito positivamente per le ragazze del Cassano. Tanto è Casalgrande Grande, Marquez, c'è ancora passaggio a Franco, va Nila, si sente la mano di Nila sulla palla ma non è sufficiente perché finisce alle sue spalle, quindi 14 a 14. Barboso prova un cambio di direzione. Sofia fa buona guardia però Market. e intanto ci ha raggiunto in postazione oh comodo, non c'è problema ah, ciao Brajohn non prende il sciacallo <ride> benissimo ah, no, non... ma giù si beve l'aperitivo no eh, oh, ma mi sono preso l'acqua perché l'avevo dimenticata mannaggia non si è visto il contropiede del... Panino oh, intanto della Ferrazzi Ferrazzi altro tiro in doppio appoggio vieni qua che ti bistecco attenzione c'è un po' di buco eh, eh sì Troppo alle molto bene ragazzi del Casal Grande sulla dinamicità dell'attacco da recupero palla. Molto bene, guarda che mi va vale la Franzi che non l'ha vista. Eh, non Cambio vista. di direzione, scarico su Montoli. Ripartiamo. Notavo che c'era la Montoli che non tornava in difesa. Eh peccato però, che hanno perso la palla prima è stato utile però <ride> Eh però se fossi allenatore ti avrei detto che stai andata bene però no. mi era raccomando era, era lo schema. schema, effettivamente sapeva già che avrebbero perso palla va bene, va quindi bene. su questo possiamo giustificare la questione 15 pari, 2 minuti e 46 secondi ecco, del secondo tempo mi piace questo schema dove l'Ala fa finta di andare in panchina e poi dopo va a fare il doppio pivot, no, si allarga a destra Barboso, adesso abbiamo Michela Centrale, cambio Ala ma non c'è più dinamicità su questo è eh, tutto più pericoloso. Bella, grande la Barbosa. Bello. Uh, uh, si è fumata il difensore del Casal Grande che andava in traslazione, gli ha fatto un cambio di direzione a destra. E ha usato l'abbrivio che aveva per andare a tirare Gran, secondo gol. gol. Grande, bel gol perché ha fregato. Un difensore, ma anche la difesa, e eh. anche il portiere, anche perché, il portiere perché il difensore che era uscito era in una posizione non sua, quindi lei aveva un altro difensore avanti Poi anche il portiere. Bravo la Barboso 16 Casano, 15 Grande Scaricone. Eh, c'è un po' di spazio. Eh, lì. sì, l'ho visto l'avevo detto che nel palleggio a destra si era creato un po' di spazio Furlanetto non, non a caso dicevo appunto che è quinta in classifica Marca eccolo temici, lì eh. allora adesso mi metto a segnare i passaggi sbagliati e eh. eh, attenzione devi lasciarla andare però c'è il portiere sì. e, e gli diamo il secondo, pie, il secondo tempo Cobianchi e, co bianchi, co bianchi, continuiamo Zanellini e sotto fallo, fallo o era passi il fallo però, eh, se cominciamo la saga del primo tempo, che fa sbagli tu che sbaglio anch'io, va bene. 16 a 16, caro Kess. Ancora equilibrata, quindi dal primo tempo ho fatto un parziale di tre pari. Vale sempre la frase che l'ho detto io prima: succede qualcosa, vince Cassano anche sulla parità. Tutto non riesce bene. a scaricare la Michela. Ci aveva una bella alla libera destra, eh. Però gli hanno preso le mani. Se tieni le mani basse è facile le che tira. non riesci a passare. Eh, se sì. tieni le manoni destra alta è più facile che riesci a scaricare. Facile a dirsi. 16 pari. Pivot liberissimo. Oh, oh, no. Paratissima della, della Bordon del secondo tempo. Ovviamente Montoli. Attenzione. Ho oh, tirato fuori. Era fortissimo questo tiro, e ma era già. fuori il numero fuori. 8, forse uno dei Franco. pochi errori del numero 8 della, è... del Casal Grande. Francesca Però Franco. abbiamo visto che anche da terzino. Non è che avesse fatto delle gran cose, da pivot faceva un po' più danni. Fa, andiamo, portiere non dice niente. Cosa dice la regola? Si gioca finché l'arbitro non fischia. Questa è proprio la frase, anche grammaticamente: assolutamente, è... come diceva l'allenatore della Samdoria. Adesso vediamo un po'. Bosco forse, era, sì, non mi ricordo, eh, sì, sì. Bello, Zanellini va, primo palo. primo palo. Sembra facile, ma con un portiere piazzato così non è mai facile. 17 Cassano, 16 Casalgrande, parziale di 4-3 secondo tempo per Cassano, 5-43. tempo vola, eh, vola e siamo sempre lì. provvisori, certamente che sì. Siamo sempre lì. Si fa fatica a capire chi, chi può prendere sopravvento. l'abrivio il famoso ab eh, sì. abbrivio. Per il momento sono tutte e due le squadre sono lì. Vedete che il pivot gioca va anche centrale, poi va a fare il secondo, scarica il terzino, poi tenta di tagliarlo, due pivot, bella spinta sulla giocatrice che mi va subito. Attenzione, andiamo ragazzi, allora facciamo costruito. No, ci pensa Cassano, ci pensa. Lo facciamo costruito perché c'era un cambio. Ecco perché la Barboso ha fermato la palla. C'era un cambio in corso, infatti yes. va subito a ricevere Istruzionen. Vedo poco tempo della Brogis. Forse non è rimasto contento della prestazione in primo tempo. Non lo so. Vediamo, vediamo. Anche è... perché sono giocatrici e stanno sfruttando tanto le stesse. Pivot ma vi è. 9 metri. 9 metri, ok. Vediamo che ancora un... Ferrazzi scarica. Non è d'accordo la panchina del Casalgrande con questo 9 metri. Tanto, però Cassano si organizza con Bianchi. Possibilità del più due, Montoli con Abbiamo visto in primo tempo la possibilità Ponti. del più tre, scarica. Oh, yeah. eh, c'è il rigore, si è infilata. Brava Ferrazzi, è riuscita, in è riuscita a stare. Contro la, la giocatrice dalla sua sinistra a infilare il braccio con l'arrivo della giocatrice del Casagrande, a quel punto lì poteva essere solo rigore grande Ferrazzi, facile a dirsi: eh, zoppica un attimino, vediamo la Michelina se, se fa la finta o no, 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 ho detto io la insacco oggi, e morire tutti oggi. Finte non ce n'è, ha. detto eh, dai che non c'è dentro. Già basta, abbiamo... ci devo via. Trucciolo, non ne facciamo, ok. Brava, brava, la giocatrice brava cattiva Ari. Ah, ah, la dirittirà, non in sfondo. Questo è un sì, no, eh. arbitro. Non è va sfondo. bene, la comanda ha detto, l'arbitro niente, anche perché l'arbitro di campo purtroppo è dall'altra parte. Scarico il pivo, oh, alla fine lo prende, ma, Giusto, è... ma la palla è fallo. in area. E quindi fallo, dà la priorità al fallo sulla giocatrice del Casalgrande. Grande, Cassano più 2, 18-16 ricordiamo che il primo tempo si è sbagliato un più bello il cambio bello. di direzione bello applausi questo, questo poggio sinistro cambio di direzione a destra mi ha ricordato il possa mai, ti devo dire la verità Mangoni, brava Mangoni Tanto palla recuperata dal Cassano Oh, Michela, grande, gliel'ha data la Barbosu. Stava venendo via dai 6. Ha detto: Ma non c'è nessuno. Mi ha sembrava... detto: vado, vado ai 9, ma non arriva nessuno. Io sto qua. La Barbosu gli ha detto: ma stai lì, ma io te lo do. <ride> <ride> e gliel'ha passata mi lì. Mi piace questo tuo. Mi pi è un colloquio: questo tuo Tutto in... romanzare. È, sì, è, è... una roba di tre decimi di secondo, però <ride> effettivamente. <ride> Da Dice... una roba velocissima viene fuori una cosa che racconta una tragedia, cioè, ci un melodramma, Beh, come, come diciamo sceneggiatore, avevo delle ciance su una volta. Benissimo. ecco che mi va, che mi va, chances. mi scarica. Ha eh, eh, perso eh. palla. Vai, dai, 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 su, su che andiamo ragazzi che mi scarica sulla Michela, c'era no, lì la no, Michela. Ma si, si fermano, organizzano. Va bene, 19-17. Ti ricordi quando abbiamo riscatto il il primo tempo, cosa è successo? Esatto, adesso vediamo se, <ride> se il scopione è ancora quello oppure... <ride> abbiamo rischiato di andare sotto di uno perché ha fatto parziale 2-0 a Casal Grande e, e l'ultimo tiro l'ha parlato il portiere del Cassano. Ma che stavolta sarà diverso, intanto 9 minuti del secondo tempo. Intanto. Eh, però scarico l'ala ma non c'è spazio. Dai che andiamo lì, va che la Barboso ha quasi creato lo spazio passivo, mi va la Ferrazzi, Michela va, Michela va! va, che bello, che bello, che bello, traslazione sinistra e braccio all'incrocio volta... dei pali dall'altra parte, scarica, attenzione. due minuti sarà sì. la la fossata Ferrazzi viene detta e diceva ma se sono qua e lei è un po' più piccola di me, non è, non, non, non è che posso proprio... togliere. attenzione. Vediamo se viene peggiorato eh, il fallo. Sì. Vediamo. Viene Monito uh, vediamo ha chiamato chiama l'arbitro giallo, giallo, per... giallo alla panchina giallo alla panchina okay. della, del Cassano il commissario ha uh, chiamato, chiamato l'arbitro a bordo campo per, e, per segnalare. Ha detto c'è una sanzione. La lamentazione da dare. eccessiva esatto, alla panchina del Cassano vedevo un Petazio abbastanza carico. Eh? Vabbè, ad ogni Vabbè. modo si riprende a giocare. 20 e 17, il più 3 è arrivato, ma eh, Casalgrande sta attaccando. Vediamo se riescono a tenere questo più 3 è arrivato. Marchez, eh sì, Marchez, libera. Ma anch'io ho visto un piedone, però non ho detto niente. Andiamo avanti. Anche perché c'ha le scarpe grosse, non è che. Eh, può dire. succedere. Visto che non penso che abbia il 35. Quindi 18, Casalgrande, Cassano 20. Va bene. Allora eravamo su di 3. Sì. Porca ah, eravamo riusciti a fare più 20, e Vediamo 17, se lo teniamo. 20 a 17. Me lo segno, e intanto è entrata Eva Broggi a sinistra. Eh, l'ho chiamata, l'ho chiamata. Zannellini riceve. Vedi questo 5-1 come dà fastidio? Eh sì, eh, sfondo, eh, sì. E eh, sì. Barboso. Ma se fai sfondo, poi ti fermi lì con la palla, come dire, che fai, Cambia, scarica. Di, cerca di distrarre l'arbitro. 20-18, caro Bragion. 10 minuti e 33, sono passati, Casalgrande si sta organizzando. Avete visto come rimane sempre la numero 3, l'ha visto? Eh sì, eh, è molto bello, brava. Bello, eh. bello, 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 Eh bello. sì, sì, la numero 3 è un bel interno, una giro, bella... giro di palla da manuale. La Mangone, devo dire che da quando l'ha messa dentro abbiamo visto un bel cambio di direzione a destra e un bello scarico all'ala. Sì, sì. Però ha fatto no, il pivot c'è ancora numero 8. Quindi 20 a 19, nuovamente in questo scherzo uno. qua 20-19 con il 5-1 fisso da parte del Casagrande che disturba vedete com'è profonda. e Cassano non può andare a fare non le solo, preparazioni. Non anticipo sul terzino per infatti, cui proprio a voler sporcare le linee di passaggio. Sì, infatti. Adesso Cassano avrà molta. Vedi che Michela rimane lì. Dai Michela, su. Ecco, diamo si eh, era capito due ore prima che voleva passare il pivot ma è ritornata Nila onesto Bravo, quindi c'è l'inferiorità del Cassano che gli ha, se l'ha giocata bene mannaggia mannaggia 20-19 a 19. ecco perché c'era anche questo 5-1 aggressivo perché voleva diciamo trarre vantaggio dell'inferiorità numerica però il Cassano aveva la sesta giocatrice in movimento senza portiere però il 5-1 rimane adesso ci vorrebbe un bel 1 contro 1 però Michela si deve fermare, Barboso, eccolo lì, tutto più difficile. Bravo entra, Michela. entra, entra. Ehi, attenzione! Eh, rigore due, minuti quello, due che vuole, minuti, quello che vuole l'allenatore. Sulla diagonale perfetta eh. di Michela, che è andata a infilarsi ah, sì. nel buco che si era creato. <ride> Questo è il tecnicismo. Ad esatto. ogni modo, palla rubata dalle mani proprio nel momento del tiro, Due minuti. Beh, sì, certo, perché c'era Michelina in traslazione diagonale. Cambia avrebbe... il portiere, sì. portiere. Vediamo se stavolta fa trucciola, Michela. Vediamo se fa la finta. Per me se tu la subi. Vediamo. <sussurra> beh, beh. Siamo stati zitti in silenzio. Non abbiamo detto niente lei panion all'incrocio dei pali. ci ha mutolito con un tiro Traversine su 7 che è stata una roba. 7 pulito, Giulia Ragnatele 21-19, grande ma comunque grande terzo è il terzo tiro dei 7 senza, senza finta e senza eh? eh, terzo col 100% di risultato. Quindi io forse il prossimo tiro non dico niente. Perché statisticamente poi mi che, da che tenere tiro. presente. Comunque. Dopo mi dicono che ecco qui non dico niente. Cambio di direzione, brava, la intercetta bene, bravo. Vedete quel pivot lì, si è capito che sul primo impatto si gira a, su, sulla sua schiena. L'abbiamo capito ragazzi, dobbiamo applicare la regola. Ad ogni che... modo. Eh sì, perché col misuratore... No, ad ogni modo, meno male che c'era il regola. È andata bene, eh. ma sappiamo se c'era un certo uno che faceva così che era Neven Andreasic, che la prima ti prendeva, tu pensavi di averlo preso, rotazione e andava a segnare. Che mi scarica sulla Brogi, che va. Peccato che non riesce a far niente. Su, ragazzi, un po' di dinamicità. Abbiamo il famoso più tre ancora. Michela scarica l'ala. Non abbiamo spazio, ma oh, andiamo a segnare. Non era proprio ampio quell'angolo, no, no, Brava, brava. Era. Ma ha fatto un semi-erreter a sinistra, che, che se l'è creato. Più tre Cassano. Di nuovo, caro Bragion. Allora, Parti subito. è la seconda volta, quindi potrebbe essere un buon segnale. Ma c'è l'inferiorità numerica ancora, poi se non sbaglio la gomma è scritta. 37 fuori, giusto, secondi, sì. sì. Ecco perché Cassano. Ma scusami, Marquez usa questa pivot, ma l'hanno capita, bravi. Sanno che devo tenere il pivot. Al primo impatto gli devono andare dietro sulla diagonale del passaggio. Guardate l'ala del Cassano, hai visto? Dove si è messa? Marcatura, donna. La vuole tagliare fuori. Sappiamo Lotto cosa fa, eh? ok passivo va che si mette se persa. le perse oh, oh. cosa si inventa Franco esatto Francesca Franco ennesima rete 22 a 20 22 a 20 mi va la Michela mi scarica e eh, eh, sì. c'è un colpo al volto o alla al volto o alla gola adesso una Cap brutta roba capire attenzione perché si sente Sì, gli arbitri parlando, banno, stanno, stanno confabulando parlando. è rosso eh sì. è rosso c'è cartellino è, blu è di conseguenza sì vabbè questo è prassi si vede che hanno visto una volontarietà sì. di eh, colpire al voto la giocatrice del Cassano io devo dire che la, forse il difensore del Casal Grande non è uscito per prendere il volto è il Barboso che nel cambio di direzione si è abbassata ma quello è un, è un rischio difensore deve valutare anche quello perché se va per entrare allo sterno e l'attaccante si abbassa è chiaro che gli arriva sui denti quindi deve uh, posizionare le mani in maniera corretta deve valutare anche quello quindi l'involontarietà c'è la gravità rimane, rimane. Certo. Ed è rigore. Va bene. Io non dico niente. Parli tu su questo rigore qua, Braggio. Allora, intanto okay. vediamo chi lo tira. Vediamo se lo tira la Michele. Perché pare stia andando Zannellino. No. Attenzione. Va, va, Montoli. va Montoli. Va Ma Montoli. mi ha sentito la Michela, mi ha sentito. Non va a tirare. No, Bacco Bianchi. Ah, ok. Allora, dico La telecronaca Abrajon. Parola Abrajon. Allora. <ride> <ride> vediamo. Finta? Finta. Non lo so, adesso vediamo. Tu? Con la finta. A te la... La sì, sì, le parole attenzione c'è una bella tensione c'è l'arbitro che fa il quarto, va, però il quarto no. tiro dai sette però l'albito sì, no, distrae sta scrivendo quindi eh, ho capito ma distrae eh, eh, eh. tutto a posto si parte no. wow 4 su 4 4 su 4 Ah io non ho vogliamo detto fare niente questo, siccome avevo vogliamo detto. fare questo giochino che proviamo a indovinare come lo tirerà e beh, so. eh, io ti, no quello che volevo dire è le percentuali siccome ho detto 100% 3 su 3 su 3 non 4. dico più niente perché no, dopo se lo sbagli vengo a dire che gli ho tirato tra l'altro anche questa volta devo dire tiro molto più preciso beh, di più. se hai notato portiere <ride> proprio non c'ha proprio eh, non è che neanche fare molto su un tiro così eh, devo dirti devo dirti Va, Va bene. bene, mi sa che mi era entrata la Marquez. Sì, però rimane comunque l'inferiorità numerica. Era come essere al mercato, era il piazzale Loreto Milano, il metropolitano, tutti era, lì... C'era un gran macello. Eh, tutti lì... Eh, L'arbitro La, ha detto, non c'è biglietto, via palla persa, pala persa. Eh, Sono d'accordo. 23-20, prima possibilità del più 4 del Cassano. 15 minuti del secondo tempo, passati un quarto d'ora al tempo. Volato via. E intanto mi sembra di vedere là dietro una, Ma dai, un... Basile che è eh, gol, che... ha segnato la Michela ancora, on fire. Palo, schiena portiere, gol. Michela con Bianchi on fire, quindi 45 minuti e 26 secondi giocati, 24-20, prima volta più 4 per Cassano Magnago nei confronti di Casal Grande. Segniamo 15-30, mannaggia, mannaggia. Vedete anche la marcatura stretta sulla Marques, esatto. Eh, ciao, arrivederci. Oh, attenzione. Così dato due minuti alla Broggi. Tiro dai sette. L'aveva paratona la, por la portiera eh. per Broggi. Tanto. Tempo... Bar Barboso. Ha fermato il tempo, sì, per dare. Tanto Barboso è fuori. Eh. Ah, ma sì. per il colpo che eh, ha preso. Sì, si sta tenendo il ghiaccio sul, sul volto. Quindi... Per me c'è Luciconi Vabbè, Vediamo come tirerà il numero 8. Che una è una delle migliori realizzatrici del Casalino. è entrata Gran. Alice in porta. Vediamo yeah. l'Alice. Per me la 8 finta. Prima finta. Oh, invece no. Aveva, aveva abbassato la mano dalla, sì. dalla parte, dal lato giusto, ma un po' in ritardo. E la palla è passata. È passata. 24 a 21. Yes! Va bene, Cassano che attacca. Per il momento abbiamo l'inferiorità numerica del Cassano. L'inferiorità numerica di Cassano. Tutto più difficile, 5-1 profondo, bisogna andare largo, è entrata la Ferrazzi, esce la Montoli, andiamo a fare di quei giri pazzeschi sulla circonvalazione fallo, va via l'ala la, del Cassano e ritorna portiere. Adesso sarà inferiorità effettiva 5 contro 6 tutto più difficile ciao Luca intanto è arrivato Basile tutto d'un un pezzo Beh, grande l'arancio va che c'è l'ala eh. cosa è successo ripartiamo Burrifa bu ha detto non, era, non eravamo rifà, messi bene Rifa cambio di direzione Michela ha oh, ho fatto un regalo devo dire Vabbè. un regalo adesso riparte il Casalgrande con la possibilità di andare a meno 2 24 si chiama Su, l'allenatore del Casalgrande, uh, ce ne parla. 24, Questo out, ah, vabbè, oh, allora, insomma, allora Ti diciamo mm, che allora. un 24-20 era il quindicesimo, mm. quindi adesso vediamo. Vabbè, sta tenendo, dai, ha tenuto dai. più tre, è andato più quattro, adesso yes, più tre. Yes. però, cosa grande che attacca in Quindi, possibilità due: priorità al Cassano. Perché, Broggi è stata. Mannaggia, punita due minuti punita per due minuti per un intervento eccessivo: eccessivo. eccessivamente, diciamo, vigoroso. vigoroso. Che no, diciamo, vigoroso. Eh, tu, dunque. Davidino, cosa diresti? Ecco, mi sta: starnuto nel Davidino. Voi non lo sapete, ma sono, eh no, 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 sì, sono spostati tutti i computer. No, no, lo sanno. Si sono spostati tutti i computer. Va bene. Esatto, eh. una botta pazzesca. Come quando spari col fucile, no? Esatto, va bene. È un, un, un effetto senso. che non si può dire perché esatto, è, una parolaccia. È una parolaccia, non no, siamo in fascia protetta e quindi effettivamente è un Rin. Riparte 24-21. Suona, suona la sirena. 17-04, possesso palla a Casalgrande. Davidino fa numeri, gesti particolari, poi chiederemo diciamo cosa rappresentavano notiamo che la numero 3 della, del Casagrande continua a manere in campo da forse dal quinto del secondo tempo Mangone sì sì assolutamente molto bene abbiamo visto due belle azioni un gol un bel cambio di direzione Beh, insomma, cambi di elezione, ha tirato Brava, anche ha dato il suo contributo molto bene Ecco, scarico pivot, però viene toccata la palla, ci si butta giù, ma il pivot, vedete, il pivot del Casal Grande che va a recuperare tutto dalla spazzatura. Grande prestazione il pivot del Casal Grande. Fuori. E tira fuori la, il terzino sinistro della, del Casal Grande. Numerello del pivot e purtroppo ehm, decisione non saggia del terzino sinistro del Casalgrande, Grande, della Marquez, giusto? Sì, perfetto. Esatto. Ancora in feriorità, Cassano. 4 secondi. Attenzione che ne parliamo. Vediamo che entra chi? Una Giovincella. Là, là se non sbaglio. Eccola là. E Montoli torna giustamente. Benissimo. Pivot. in posizione di Pivot. È tutto più difficile con la Ferrazza. Perché adesso con quel 5-1 lì. Cercano di spezzare. Va che c'è spazio. No! no. Deviata, 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 deviata. Gli si è parata davanti. Però la... aveva un chilometro quadro. E poteva fare un cambio di direzione. Però lei gli viene quel tiro lì. Passivo. Passivo 2 scarico, non c'è più spazio ripartiamo, tre eh, ci sono anche pochi passaggi eh ciao diamo Ferrazzi, torniamo e eh, accelera quel movimento lì quando carica poi non riesce sempre Vangone, a prendere Fa, quante per... mani, quante mani no, no. Tutte le... forse c'era fallo sul pivot è stata spinta eh, sì. Sì. però hai visto quante mani il Cassano prende quella palla lì, tre giocatrici con le manone belle alte 24-21 non ci spostiamo Eccola qua, intanto riceve Pivot Marquez. Eccola la che vado per Pivot. Va. C'è un po' di spazio lì, fallo perché c'erano passi e quindi è stato antecedente il fallo. Numero 8 cerca sempre anche, ricordiamo che da terzino centrale ha segnato una volta sola e ha sbagliato due tiri. Vediamo adesso. 11 minuti al termine. 11, va Mangone, eh sì, brava eh. Ferrazzi lì davanti non è saggio perché c'è cioè Ferrazzi altissima. Sì, esatto. Vero che Eh, eh ma c'era un po' di fallo sulla Ferrazzi. Sì, l'ha la visto l'arbitro. La Brava l'arbitro di campo a vedere perché di solito si segue anche la palla, quindi un po'. Michela a destra, ma ha fatto 5 6 gol Michelino. Sì. Grande. Per ora 100% e non dico niente. 10 minuti e mezzo, 24-21. Guardate Conto la e Montoli Cassano. come mi sta lì tra le due linee, tra il 5-1 cosa non va sui 6, adesso va la Sciacallona. Mi a Barboso bene, siamo contenti, recuperato dalla bottona al naso va scaricato gli ho dato il 100% la Michelina eh. mannaggia ma cosa mi fa Brava Michela. grande Cobianchi la famosa atleta dovunque scarico dall'ala non c'è spazio ripartiamo Montoli cerca di prendere Pivo tiene sulla mano Pivo numero 8 attenzione sappiamo cosa fa ha scaricato eh sì molto bravo molto bravo l'ala del Casal Grande che va 25-22 sì e sono tre reti di vantaggio. Dieci minuti scarsi da giocare. Dunque, Caro questa Luca. volta, Cassano, che come dicevo all'inizio, sicuramente avrà voglia di riscatto rispetto alla partita con Brixen in prasettimanale. Chissà quanto avrà impattato questo doppio turno mercoledì sabato. Insomma, esatto. due partite toste, no? Comunque devo dire Michela. vai che mi scarica sulla Ferrazzi che va. No! Non c'è spazio, non c'era, non c'era. Il Casal Grande sa che è il momento topico questo eh, qua. Sì. E quindi vedo, sento anche dei tifosi, va che mi esce la Montoli. Adesso attenzione, ecco, è un po' di. Brava, 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 brava. Numero 19 del, del Cassano è andata anche se era un po' in movimento, ti devo dire la verità. Però se l'arbitro vede così da una parte è simmetrica nella decisione, quindi si poteva stare uno sfondamento. Palla importante, molto importante perché questo poi sono i minuti nel quale si decide se effettivamente Cassano riesce a tenere il vantaggio oppure se fa un bel guizzo in avanti Casal Grande, cosa che si eh, parla sul eh, Cassano... preferisce sì. dare istruzioni prima che questo accada, evidentemente per assurdo questo potrebbe essere veramente quel momento. Sì, ma momento... non devono succedere delle cose, no, ma infatti o devono succedere. Si è visto anche il Casal Grande che quando ha parato il portiere, ah, tutta la squadra è dove via, boom, boom. quindi ovviamente sentono che ogni... Attacco Ogni gol non subito rappresenta un'opportunità e non hanno tanto tempo per cogliere questa opportunità, e quindi sanno che i, le possibilità si stanno riducendo in termini temporali. Quindi non devono sbagliare. Ebbene, quindi anche quello sfondamento lì non è stato molto piacevole per l'allenatore. Casagrande, quindi bene. Eh no, peraltro, c'era un fallo forse prima, dunque vuoi lo sfondo dopo il fallo prima? Forse voleva fosse rischiato il fallo prima. Perché non sarebbe successo lo sfondo successivo? Quindi insomma, va vabbè. Vabbè, bene. Momenti sono Decisioni di qualche secondo, eh, vabbè, del resto poi dipende. Lo famoso... sport no, non facile da certo, arbitrare nel eh. famoso sliding doors. Per cui, se fai una cosa, se c'è un evento, se poi cambi, cambia tutto quello che viene a valle. Così eh, è. Fammi male. Ad ogni modo, Cassano vabbè. che attacca. Con uh, meno di 9 minuti da giocare. Fischio dell'arbitro. Quasi marcatura a donna sulla Barboso. Beh, sicuramente sul terzino sinistro. Beh, ti devo dire che quello che segna di più il Cassano è la Michela. Per cui, magari, se avessi fatto una marcatura, Eh, uova. ma in realtà è per tenere fuori il terzino. Sì, ho capito. Ma ecco, va. attenzione, guarda come si nasconde eh, dietro sì. il centrale. Avete visto il 5-1, eh, che va lo stesso. Oh. E va. Ma anche lei ha percentuali altissimi dell'ala destra del Cassano. Tanta Caro Bragion, grande, grande percentuale dell'ala destra di Michelino Cobianchi veramente hanno messo gran parte del fieno in cascina per il Cassano, numero 8 andrà a pivot vedete, no? adesso sta larga schema di partenza va lì, attenzione al primo impatto scarica è stata trattenuta e eh, brava oh, ci prova, ci prova ma c'è ma c'è c'è la Nila molto Nila, tenda, con, molto la... con un bellissimo braccio sinistro proteso lì perché era già predisposta e Cassano prova il più sì, 5, prova il più 5 Cassano. Mannaggia, mannaggia, però sembra che dia più risultati questo 5-1 anomalo. Ma in fondo il Cassano ha allungato le distanze, eh sì, quindi la resa dei conti. Va che mi va, Michela, oh, eh peccato, sì. peccato perché se fosse filtrato quel passaggio, Barboso si sarebbe sì, presentato a scendere. Però ai Michela era un po' sotto fallo, però gli ha dato. E vedete che il numero 8 ha detto ma che c'è? Chi è? C'è? È, è lunga, ah. è lunga, va, sì, ci prova. Brava, ci ha provato, brava. E adesso è importante più. Eh, inferiorità numerica di in Cassano, manca l'ala. Oh, e sfondo, sfondo pazzesco. Brava. La Broggi, cosa si è andata a prendere? Che botta nello eh, sterno, eh, infatti, si è, Ragazzi, si è quando, si fanno, eh. quando si fanno queste traslazioni senza mani. Così c'è lo sterno e la gola che rischia veramente tanto. Si è sacrificato. È la prima cosa che senti è il tram sul petto. Mannasa. Sette minuti scarsi da giocare perché per accentuare il fallo non devi mettere le mani. Quindi rimani solo con lo sterno in avanti, sono botte pazzesche. Michelina scarica, ripartiamo 7. Mi va, Sì, se la fuma via. Fallo sulla Ferrazzi. Vabbè, comunque l'attacco mi piace del Cassano. Sì, eh, è molto... volonteroso. Però non abbiamo il pivot. Uh, uh, siamo senza pivot che brutto! Eh. Ma perché non c'è la Montone, C'è tutto i terzini. Era un passaggio molto brava, brava, molto brava, molto brava la, stavolta. Michela a fare schermo e obbligare un passaggio lento all'indietro perché così è tutto tempo buono. Uno, hanno solo 6 minuti per recuperare. 4 gol in Casalgrande, 22 Casalgrande, 26 Cassano, 6 alla fine. Marquez, Franco si accentra. Passaggio per il pivot. Ma c'è lì la manina, c'è la manina Michela, ma il pivot era sotto fallo. Fatto Bisogna accelerare. Sì. Ok, guardate come escono le giocatrici del Cassano per andare sulle diagonali dei passaggi. E eh, ciao, arrivederci. Che eh, bella. Eh, brava l'ala, eh. Brava l'ala. Però... Numero devo... 5, numero sì. 5 Gio... Giombetti, Nicole. Ha visto l'ala come ha visto bene, anche perché nella nostra ala destra era andata... Un... Era andata eh beh, passaggio così diretto Sì, ma l'ala destra deve uscire dalla sua posizione quando la palla arriva quasi al centro, non all'ala opposta, perché altrimenti se, cioè, non c'è più possibilità di raggiungere qualcosa. Sca va, Cozzi. scarica, cambio, fallo vediamo, riparte, non si fischia, fallo. Centrale, cerca di intercettare, tutto più difficile. Scarica Michela, ripartiamo, passivo. Va, va, va. Ah no. Eh, eh, no. eh, no, è ritornato eh. la palla a Cassano. Non c'erano più. Stai calma. Si poteva ripartire con l'attacco lungo. Avevano intercettato la palla. Sì, sì, ha preso la palla e la palla è tornata a Cassano. Attenzione, attenzione eh. perché c'è un fischio. Che fai, sì. minuti di due minuti a, Michelina. a Michelina Questo è una brutta cosa per il Cassano perché Michela serve in questi ultimi minuti. Quindi possibilità di andare almeno meno 2 del Casal Grande. Con 4 minuti abbondanti, insomma, sempre pericoloso: due reti, quattro minuti. Ah, pericolosissimo, che... soprattutto se pensi di averla in cascina e se sei uno in meno, vediamo cosa fa il Cassano adesso. Ovviamente il Casalgrande deve andare al tiro entro 30 secondi. Brava che si è sacrificata! Cos'è? Difesa in area rigore. Difesa in aria rigore. Eh, questo, questo è un tiro dai 7 metri per uh, Casal Grande. Va Franco, si presenta di davanti, c'è Nila tra i pali. E va. E va. Si avvicina lui, 6 24 Si Sfiorito in America ancora per un minuto di 15, 4 minuti. 4 minuti da giocare il Grande che si rifà sotto, intanto passa la palla. Io ho visto che non guardava. Eh, non stava ho visto che non guardava. Ho visto calma, che non guardava. E adesso è tutto passivo. Passivo perché forse hanno perso tempo nel rimettere sì, la palla. Sì, sì. Eh, quindi bisogna segnare. <ride> Ci sono altre possibilità. Temo rimangano pochi passaggi oramai. Deve tirare. E eh, non ci sono i tre metri. Oh! Sì, ma è, si è appesa completamente al braccio. In questi momenti di... Ma ancora! Sì, è è ancora ha preso la palla, vediamo. L'hanno preso loro. O oh, sfondo! 2-2. Eh, Tiro da snocco grande difensore del Cassano. Oh, Io è... ho, ho capito che si è spostata giusta per prendere il tram. Cioè due sfondamenti. Prima il terzo è andato bene. Eh, ma questa qua era ferma, però eh. si è messa lì, no, ha dico, fatto che, che... dico che c'erano tre, tre tentativi Sì, di sì, 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 certo. Due tentativi ma prima. ha detto: non hai vinto Ritente sui primi eh, due Esatto, due esatto. Il esatto. terzo, esatto. Al terzo... terzo sì. 24. Vediamo un po'. Cambio di direzione. 9 metri, ripartiamo eh, 2 secondi e 30 alla fine sarà durissima, vediamo quando parità numerica Bragion, ancora con la Broge. ha chiamato i 3 metri, c'è lì, lì buona per Zanellini che, che va, lo spazio wow! che numerello palla, attenzione ragazzi torniamo subito, che loro devono andare al tiro subito eh eh va, sì. mamma mia che tirone, bravo molto che bravo, bravo Bongiola, porca miseria Due minuti al termine, 27-25. 27-25, dobbiamo segnare questo. È entrato la Michelina eh. Casal Grande non ci sta. Eh sì, già, uh, difesa 3 contro 3, guardate. Pivot. Oh, attenzione, rigore, rigore. Vediamo se chiamano time, time. Non chiamano ancora tempo, ecco adesso lo chiamano. Un minuto e 37 oh, secondi. Adesso te la fai te il tiro della Michela, adesso lo commenti te. No, non cosa. dico più niente. È il non, eh, no, no, silenzio. No, no, religioso silenzio, religioso silenzio silenzio. Eh, vedi. Non conta stare insieme, eh. Noi abbiamo, ci abbiamo messo la cabola, no, tutta no, la cavola. Non bisognava fare come le volte precedenti, eh, bisognava no. dire che faceva la finta, eh. Ma questo è il famoso senno di poi, eh, eh. no. Eh. Lo sapevamo. Marchez, guarda cosa indovina, attenzione, 27 a 26, manca un mi minuto, mi ricorda il Brixen, mi ricorda, eh, Guardate che così, marcatura. Qua, qua, tutti vogliono portarsi a casa questo risultato, e staremo a vedere come finisce. Sofia, Sofia prova a andare, e è fermata da Franco. Hai visto che arrivava la Michelina come un treno? Meno Barboso, di un minuto. Cobianchi, ultimo minuto di gioco, più uno per Cassano 53, Barboso va, non c'è spazio, riscarica. Beh, ma questo non fallo da dietro, non fallo da due minuti. Attenzione, qui. attenzione, intanto. Chiama time out. Il time Cassano. out, giustamente. Comunque, Onelmi. devo dire che i falli sulla Ferrazzi da dietro non dopo. Allora, non sei arbitro, mi dispiace. Hai ragione, dispiace, ma non mi, puoi. Umilmente eh, mi spargo, mi, mi cospargo mi, di mi cenere. Mi spargo di <ride> mi cospargo <ride> di cenere. Datti fuoco Forza ragazzi, <ride> no. tutto, tutto Beh, si dice morire, si può anche dire datti ah, fuori. Ah, sì, ah, va bene, Tanto siamo qua provvisori, tu devi capire <ride> effettivamente. Va bene, 27 a 26 <ride> 50 Ormai secondi alla fine, 30 secondi al termine del timeout. Ci siamo oramai. A breve scopriremo siamo qua come... provvisori, ragazzi. c'è anche match. arrivato un Luca Basile che si aggira qua Pronto con una volta per l'intervista. come con una volta vestito, io. faremo una fotografia cravattina arancio e Fazzolettino. Eh, ma lui ha deciso che l'arancio è il colore. Guarda, anche le camere, cioè, anche le calze. assolutamente. Troppo ha deciso altro. che l'arancio è il colore che lo rappresenta. Esatto, Quindi... stiamo attenti a questi ultimi 50, 43 secondi. 43 secondi, Cassano che attacca, vediamo. Si parte. Penso che nel giro di 3 secondi dia passivo. Eh, sì. Che brutto scarico. Ma che c'era la 17. C'era È già passivo sinistra. ragazzi, è già passivo. 32, 34. È già passivo, serve pivot. un gol. Serve un gol per tirarsi fuori. 39, 40, 42. Barboso vai su Ferrari. Wow, una ferrazzina! Questo è buono. Questo è buono. Questo è buono, Attenzione 50 è casa 50, grande... ci va Michela! Ne parliamo, ne parliamo, ne parliamo! Panino eh. e vince Cassano. 28-26. Grande finale! E infatti la felicità in campo del Cassano la dice tutta, eh. Eh. su quanto anche, dovevano quanto dovevano portarsela a casa. Anche volta. del Bragione dobbiamo eh, dire sì. la verità. Che bello. Sono contento. Poi perché. chi ha segnato? L'ultimo passaggio di chi è? Della Michelina, <ride> grande che ci ha sbagliato il rigore, ma noi ci abbiamo provato tutto. Va bene, però ne ha fatti anche 4-5. Eh, esatto, ne ha fatti 4 su 5, esatto. Più i gol, più le diagonali. Goal. Grande, sì. io direi, Michela MVP. Ho deciso. Hai deciso così? Yes. Va bene. Allora, noi ovviamente salutiamo tutti coloro che hanno seguito questa bella partita. Dobbiamo ringraziare Davide Milan alla telecamera, Davide Bianchi alla console il super Cassio Preti grazie e il braggion cristiano che vi ha parlato finora e Luca Basile che adesso si Arriverà, spara anche alle esatto. interviste <ride> vestito bene ci le sue dalla mani. festa alla grande bene, quindi, grazie mille Grazie, diciamo e a tutti. salutiamo sempre col sì. solito che ci ha insegnato il buon Luca Basile buona mano a, a, a tutti ciao, ciao.